Immersioni sui relitti. In questo modulo scoprirete cosa si intende per immersione ricreativa sui relitti. Identificherete la proprietà di un oggetto trovato in mare. Scoprirete come comportarvi per evitare incidenti. Conoscerete le attrezzature più adatte a questo tipo di immersioni. Apprenderete quali siano le tecniche più opportune per visitare un relitto nelle diverse condizioni. I subacquei e i relitti. Le immersioni sui relitti sono una delle attività più gradite ai subacquei di tutto il mondo. Per qualcuno rappresentano una vera e propria passione. Per i subacquei ricreativi, l'immersione su un relitto ha sempre finalità di svago o studio, mai di caccia ai tesori o di recupero di oggetti. Spesso esiste un'ingenua speranza di trovare un tesoro, non pensando che è molto raro trovare relitti ancora non visitati e che un eventuale bene ritrovato comunque non ci apparterrebbe. Un altro elemento di interesse è quello biologico. I relitti rappresentano una struttura nuda che gli organismi acquatici possono colonizzare. Alcune vecchie navi sono state bonificate, rimuovendo i potenziali inquinanti, e affondate appositamente per favorire il ripopolamento dell'area. Asportazione di oggetti. Ci sono importanti considerazioni che dovrebbero sconsigliare i subacquei dall'asportare qualunque tipo di oggetto dai relitti. La prima è che così facendo si mette in pericolo la propria sicurezza per via dell'impegno e del rischio di non accorgersi che si sta oltrepassando un limite. Inoltre è necessaria una specifica esperienza nelle tecniche di ricerca e recupero. La seconda considerazione è di natura etica. Asportando qualcosa impediamo per sempre ad altri subacquei di poterla osservare nel posto dove si trovava. La terza considerazione è di carattere legale. L'evento è trattato nei più importanti codici internazionali. In alcune nazioni chi trova una cosa in mare ne diventa il proprietario, in altre ciò non è vero. Bisogna informarsi bene prima che qualsiasi azione di recupero possa essere considerata illegale dalle autorità. È bene ricordare che oltre al padrone originale, per esempio l'armatore, spesso subentrano altri soggetti a vantare la proprietà dell'oggetto, quali compagnie assicurative, imprese di recupero e simili. I relitti militari, per convenzione internazionale, appartengono permanentemente allo Stato di cui battevano bandiera. Ci sono poi delle regolamentazioni locali che possono essere valide anche se sono in contrasto con le leggi nazionali. Infine, le leggi sui beni artistici, storici e culturali possono tutelare strettamente l'integrità di un relitto di importanza storica. Preparazione e rischi. È essenziale informarsi su quanto troveremo sotto la superficie, anche per relitti conosciuti, perché permette di determinare i punti più interessanti del relitto e i potenziali pericoli. Uno dei pericoli è rappresentato dagli oggetti taglienti. Ferri arrugginiti, schegge di legno e incrostazioni possono produrre ferite. È bene indossare sempre la muta completa e guanti di buona resistenza. Un altro pericolo tipico dell'immersione sui relitti è quello di impigliarsi in uno dei numerosi appigli che essi presentano o in una delle reti che di solito li avvolgono. Per questo è importante disporre di attrezzature adeguate. Un pericolo decisamente trascurato da molti è costituito dall'instabilità delle strutture. Molti relitti hanno strutture fatiscenti a causa della corrosione marina. Con il movimento dei subacquei si potrebbe verificare la caduta di pezzi metallici, anche di grandi dimensioni. Ulteriori rischi potrebbero derivare dalla vita acquatica. I relitti sono delle immense strutture che servono da rifugio a molti animali,
qualcuno dei quali potrebbe mordere o pungere se inavvertitamente toccato. Fate attenzione a dove appoggiate mani, piedi e ginocchia. I maggiori pericoli sono dovuti alla penetrazione in un relitto. Potete pensare di affacciarvi all'interno di un relitto solo se le condizioni di immersione sono ottime, se l'ambiente è ampio e illuminato e se avete già frequentato il corso di specializzazione Immersione sui relitti. Molti subacquei hanno avuto incidenti all'interno dei relitti. La penetrazione in un relitto come attività subacquea pericolosa è seconda solo alla speleologia subacquea. Aspettate quindi di avere la sufficiente preparazione ed esperienza. I rischi maggiori all'interno di un relitto sono la perdita di orientamento, la mancanza di accesso diretto alla superficie, i passaggi stretti, la caduta di oggetti o strutture al passaggio del subacqueo, l'intorbidamento improvviso dell'acqua. Equipaggiamento e immersione. Fra l'equipaggiamento specifico per l'immersione sui relitti possiamo annoverare una lampada di buona potenza, una lavagnetta dotata di matita a mina morbida e gomma e una bussola. Ricordate comunque che l'indicazione della bussola può essere notevolmente influenzata dalla vicinanza di masse metalliche. Frequentando il corso di specializzazione PSS Immersione sui relitti, scoprirete come usare utili attrezzature specifiche come la frusta dell'erogatore di emergenza lunga almeno 2 metri e altro ancora. In caso di impiglio in cime o cavi del relitto, dovrete disporre di un paio di utensili da taglio diversi, per esempio un coltello affilato e un tagliasagole. Per i cavi elettrici sono ottime le cesoie. Se dovete prendere delle misure, è opportuno che portiate delle sagole segnate. Potrebbero servire anche come cima guida, da prua a poppa nel caso di relitti poco evidenti. Altre attrezzature utili per l'immersione sui relitti sono i pedagni, formati da un galleggiante, una cima e una zavorra. Sono comodi per segnalare un punto di interesse sott'acqua. Se il relitto è noto, prima dell'immersione il briefing metterà in evidenza i percorsi, le aperture, i punti cospicui. Prendete appunti sulla lavagnetta, vi saranno molto utili in immersione. L'immersione sui relitti del corso Advanced si svolgerà solo all'esterno di un relitto. Dovrete imparare a valutare i possibili pericoli, a identificare i punti più interessanti e a disegnare una mappa del relitto. Raggiungerete il fondo, in genere seguendo un pedagno già fissato, con il massimo controllo della galleggiabilità. Farete un'escursione intorno al relitto, riportando su un lato della lavagnetta alcune indicazioni generali. Attenzione a non perdere dettagli importanti che potrebbero consentire di ricavare maggiori informazioni sul relitto. È bene che stimiate le condizioni generali del relitto, valutando se sia recente, se sia metallico o in legno, se sia identificabile o meno. Sempre restando all'esterno, dovrete identificare le possibili vie di accesso all'interno. Per navigare su un relitto adotterete delle particolari tecniche. Con relitti quasi intatti e in acque con buona visibilità potrete seguire la pianta del relitto. Con relitti rotti dal mare o in condizioni di visibilità non buona dovrete utilizzare dei punti cospicui, segnalandoli sulla lavagnetta. Nei casi di visibilità limitata sarà opportuno predisporre una cima guida, che dovrebbe sempre partire dall'ancora della barca o dal pedagno di risalita. Mentre esplorate il relitto verificherete il suo orientamento o quello dei suoi tronconi se spezzato. Dovrete mantenere il conto dei cicli di pinneggiata per avere un'idea approssimativa delle dimensioni. In base agli appunti presi, l'istruttore vi chiederà poi di tracciare una mappa del sito di immersione. Buona immersione!